Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Io sono una ginnasta del CSB e oggi vi darò dei consigli su come studiare. È il mio primo video che faccio da sola, tra parentesi, e quindi sono un po' emozionata. Comunque tenderei a precisare che fare questo video mi ha dato l'occasione per truccarmi, insomma, mettermi un po' di mascara, visto che era da circa un mese e mezzo che non mi truccavo. Comunque, ritorniamo al motivo del video. Allora, dovrei darvi dei consigli su come studiare. Non vi impongo un metodo di studio perché già studiare è pesante. Se in più qualcuno vi impone delle scalette su come studiare, diventa molto più noioso e quindi capisco che pesa ancora di più. Il primo consiglio che vi do è: durante le lezioni di prestare più attenzione possibile alla persona che sta spiegando, perché fidatevi, ho provato in tutti e due i modi, sia al non stare attenta che allo stare attenta. E quando sto attenta, quando torno a casa e magari incomincio a leggere il pezzo che ha spiegato in classe, capisco che è molto più semplice perché mi ricordo praticamente tutto e non ho così tanto bisogno di studiare come quando non sto attenta, perché già le cose me le ricordo. E sembra assurdo, però è vero. Ascoltare una persona attentamente aiuta molto, soprattutto se mentre l'ascoltate prendete anche degli appunti, magari non tutte le parole che dice, però magari le parti più importanti, tipo io sono una persona un po' strana e quindi quando la mia prof spiega io devo segnarmi tutto quello che dice, perché nella mia mente dico: se io non segno tutto quello che dice poi me lo dimentico. Però non dovete fare per forza come me. Poi, per studiare ci sono diversi modi, poi vabbè, dipende da persona a persona, come voi riuscite a recepire meglio un concetto o come riuscite a concentrarvi meglio. Per, diciamo, essere più invogliati a studiare, si può ad esempio sottolineare il libro, cosa importante, anche perché capisco che quando vi trovate davanti a una pagina tipo tutta scritta, senza neanche un colore, dici: oddio, adesso chi me lo fa fare di studiare, o comunque solo di leggere una pagina così? Nessuno, ve lo dico io, nessuno. Quindi, un consiglio per essere invogliati a leggere almeno una pagina del libro è quello di sottolineare. Allora, sottolineare non vorrebbe dire sottolineare tutte le parole, anche perché non avrebbe senso, quindi una pagina tutta bianca o una pagina tutta gialla non cambia niente. Quindi importante è distinguere le frasi importanti da quelle no, quindi quelle superflue. Direi che sottolineare magari con più colori vi può aiutare, perché vi invoglia, diciamo, o comunque dite: oh, che carina questa pagina, è tutta bella colorata, ma già leggiamola. Quindi magari può aiutare. Quindi sottolineare il libro, ma non tutto il libro, solo le parti essenziali con colori diversi. Poi, se siete come me, che dal libro non riuscite a studiare, perché non lo so, perché non capisco, allora vi consiglio un'altra cosa, di fare degli schemi. Allora, schemi non vuol dire anche lì riportare tutta la pagina del libro, anche perché non avrebbe senso. Potete scegliere quali tipi di schemi. Allora, possiamo fare gli schemi o a mappa concettuale, centro il concetto importante, poi si ramifica con tutti i vari concettini ai lati, oppure potete fare uno schema normale, quindi fate il titolo e poi da lì parte tutte le varie sequenze di eventi che poi succedono in quella parte in cui state studiando, oppure dipende sempre da come siete comodi voi, fare il riassunto, quindi leggete la pagina, prendete i concetti più importanti, magari quelli che avete sottolineato, e li riportate sul foglio, magari rigirando la parola vostra, anche perché poi durante le interrogazioni, se ripetete a memoria tutto quello che c'è scritto sul libro, di solito ai prof non va bene. Vi dicono: eh, ma avete studiato a memoria? Ecco, è bruttissimo. Quindi magari, se riuscite, rigiratele con le vostre parole. Se avete sempre il solito problema di non riuscire a studiare se una pagina è troppo bianca, quindi con solo scritte, vi consiglio anche lì di sottolineare magari o nello schema o nella mappa la parte più importante con due colori diversi. Quindi non so, magari quando fate la mappa all'interno, il riquadrino al centro, magari lo colorate, non so, di rosso, e quelli esterni, quelli un po' meno importanti, di arancione, e quelli proprio poco importanti di giallo. Comunque fare degli schemi un po' colorati o sottolineare comunque le parole chiave che secondo voi sono abbastanza chiave
per ricordarvi il concetto. Se neanche gli schemi magari vi aiutano, consiglio di scaricare magari delle immagini inerenti a ciò che state studiando. Ad esempio, faccio l'esempio di arte perché è la materia dove le immagini servono di più. Tipo, se state studiando un quadro e non vi ricordate magari una cosa, scaricarvi l'immagine secondo me può darvi una mano, perché se voi vi ritrovate un'immagine davanti almeno sapete spiegare che cosa vedete senza magari dover ricordarvi a memoria quello che avete studiato. Quindi le immagini magari possono aiutare. La cosa importante adesso che riguarda invece lo studio, e non quando andate a studiare una cosa importante è non imparare a memoria ciò che state studiando. Uno, perché la nostra memoria è un po', diciamo, fa un po' delle bizze e quindi non ci permette di ricordare tutto quanto, quindi ricordare a memoria alcune volte può giocarci degli scherzi, soprattutto perché quando voi imparate un concetto a memoria, appena quella parola non vi viene, basta, siete bloccati. Quindi io studio non a memoria, o meglio, il concetto lo imparo, diciamo, a memoria, ma quindi io quando leggo qualcosa sul libro me lo ricordo, ma perché mi ricordo la pagina. Però anche io ogni tanto, quando non mi ricordo la parola, vado un attimo in crisi. Quindi sto cercando di imparare a non studiare a memoria e di cercare di capire il concetto e poi di rigirarlo a mie parole, però sempre che il concetto sia quello. Perché alcune volte, quando cambia anche solo una parola, il concetto cambia ed è sbagliato. Quindi quando voi studiate cercate di non imparare a memoria e di capire il concetto e di rigirarlo a vostre parole. Una cosa che può aiutare, che ho provato anche io personalmente, è che quando poi tu studi un pezzo, chiudete il libro, non perché, come dire, non perché non dovevate tenerlo aperto, però considerate che magari quando vi interrogano durante una verifica voi non ce l'avete lì davanti, giusto? Quindi una cosa che vi consiglio è: studiate il pezzo, chiudete il libro e poi vi mettete un foglio di fianco e mentre ripetete il pezzo che avete studiato, scarabocchiate su un foglio, perché scarabocchiare vi tiene la mente un po' più rilassata e riuscite a dire quello che avete studiato in modo corretto. Alcuni potrebbero avere il problema di, ma mettiamo una cosa, abbiamo una regola da imparare, però non riusciamo proprio a farcela entrare in testa e dici, l'ho studiata 700.000 volte ma non me la ricordo. Allora io vi consiglio una cosa: se c'è un qualcosa che vi ricordi anche solo un pochino quella regola, tipo una parola, un oggetto o qualsiasi altra cosa, segnatevelo, così secondo me potrebbe aiutarvi a ricordare quel concetto. Potrebbe essere utile, come no, però insomma, se vi dipende tutto da voi, perché i metodi di studio cambiano da persona a persona. Io ad esempio, come vi ho detto prima, sono una persona che innanzitutto sono ordinatissima, perché se no non sono per nulla invogliata a studiare anche. E quindi dopo vi faccio vedere un po' dei miei schemi, così magari se avete voglia prendete un po' spunto, o comunque vi faccio vedere cosa intendevo io per schemi, per essere ordinati o per sottolineare a colori. E ripeto, io non riesco a studiare dai libri, quindi di solito devo fare gli schemi. È una cosa lunga, pallosa, perché è pallosa, però aiuta molto a ricordare le cose, perché quando il mio prof spiega sto attenta, poi sottolineo dal libro, quindi già leggo con il mio prof, ascolto il mio prof che spiega quella lezione, in più sottolineo, quindi vado a rileggermi un'altra volta la parte da studiare, e una volta che l'ho letto le mie parole nel riassunto, e quindi mi aiuta molto. Poi quando studio di solito imparo e cerco di ricordarmi il concetto un po' a mie parole, in modo da non essere proprio, cioè da non essere proprio uguale al libro anche. Detto ciò, vi faccio vedere un po' dei miei schemi, così se volete potete prendere spunto. Allora, io premetto che sono una persona un po' strana, quindi ho per ogni materia ho un colore diverso. Il mio consiglio è di essere sempre ordinati negli schemi, perché può dare una mano. Allora, ad esempio, questo è una tipologia di schema che intendo io, fatto così. Non so se si vede, qua c'è il titolo in alto e poi da qui in sequenza tutte le varie parti della parte che state studiando. C'è come tipo di riassunto, ad esempio, una cosa fatta così.
che avete il titolo in alto e poi tutto il riassunto, però riassunto riassunto, non che andate a ricopiare tutte le pagine, perché sennò, ripeto, non serve a niente. Adesso magari vi faccio vedere. Un secondo. Ecco qui, questi sono i miei schemi. Io sono abbastanza ordinata. Adesso vi faccio vedere quelli di inglese. In inglese sono un po' meno ordinata, però si fa quel che si può, ecco. Questi qua sono tutti i miei schemi. Allora, premetto che gli schemi che mi piacciono di più, come si può vedere, sono quelli di scienze. Non so se si nota, soprattutto la parte del sistema cardiovascolare, perché c'è un fantastico cuore disegnato da me. Come avete potuto vedere, ci sono un po' tutte le cose che vi ho detto, quindi dalle immagini ai riassunti agli schemi. Tutte le cose che vi ho detto sono dentro i miei quaderni, perché a me aiutano tantissimo e soprattutto mi dicono: guarda che bello, studiami! Adesso andrò a studiare un pochino. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero vivamente che vi sia piaciuto, anche se forse è stato un po' noioso, però magari vi può servire. E niente, spero quindi che questo video vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e lasciate un like. E ricordatevi di attivare la campanella, che così vi arriveranno tutte le nostre notifiche di tutti i video che faremo. Noi ci vediamo al prossimo video. Non l'hai capito. Io vi saluto qui. Adios!